Buongiorno, sono l'architetto Fasano dell'Enea, sono responsabile di una sezione che si occupa prevalentemente dell'efficienza energetica nel settore del civile, residenziale e non residenziale e ci occupiamo a 360 gradi di tutte le problematiche che afferiscono a questo settore. Fondamentalmente oggi qui in questo convegno si punterà l'accento su due aspetti che potrebbero modificare in maniera sostanziale il mercato dell'edilizia, sperando anche in un rilancio dello stesso, dato che la crisi sta divorando praticamente molte delle nostre risorse, sia in termini di economia che in termini di risorse umane. La normativa che dovrebbe essere emanata entro la fine dell'anno prevede delle innovazioni che riguardano da un lato le procedure per l'attestato di prestazione energetica e la modalità con quale bisognerà poi svolgere delle valutazioni in funzione della classe energetica dell'edificio stesso. E dall'altra abbiamo una serie di novità che afferiscono non soltanto a questi aspetti di procedure di calcolo, ma anche a quelli che afferiscono poi all'istruzione delle gare che consentono poi alle pubbliche amministrazioni soprattutto di poter svolgere le procedure per avviare i contratti e poi alla realizzazione delle opere ed in particolare alle diagnosi energetiche, un tema che diventerà sicuramente molto caldo, probabilmente già dai primi mesi del 2015, perché comporterà il coinvolgimento non soltanto delle figure professionali, ma anche degli attori, i quali dovranno sottostare poi a questa procedura per poter anche accedere agli incentivi fiscali. Incentivi fiscali che dovrebbero essere modificati entro l'anno, soprattutto il conto termico per le pubbliche amministrazioni, e dovrebbero avere procedure più snelle e nuovi standard prestazionali per favorire gli interventi di riqualificazione, soprattutto lato involucro. L'edificio Nearly Zero Building farà parte di questi pacchetti che saranno emanati entro l'anno e probabilmente tutta questa materia comporterà per le industrie un nuovo grado di cultura e soprattutto una nuova organizzazione per quanto riguarda gli interventi da fare nelle opere. Saprete sicuramente che ci sono i contratti EPC, che io tengo a sottolineare sono Energy Performance Contract, performance che non vuol dire quindi soltanto una identificazione della riqualificazione della parte impiantistica, ma soprattutto del sistema edificio impianto, quindi involucro più impianti. Contratti che dovranno sottostare a una serie di vincoli, tra cui le garanzie, che non saranno soltanto nei confronti di un attore, per solito la stazione appaltante, bensì stazione appaltante, società che si aggiudica gli appalti e banca che eroga il finanziamento per poter far sì che le cose possano essere realizzate e soprattutto la certificazione delle figure professionali che operano nel contesto.